È successo che proprio vicino a casa sua, dove spesso andava a studiare quasi tutte le mattine, Rolando viene rapito proprio al limitare di quel boschetto che si vede da qua, da due partigiani, che poi si saprà in seguito essere del paese, di San Valentino, e lo portano in un casolare isolato di là in provincia di Modena. Viene rinchiuso in questa stalla. Cercano in tutti i modi, attraverso sevizie, la prima che gli fanno per lui pesantissima è quella di strappargli la talare che non lasciava mai perché era il segno che lui ormai aveva dedicato la vita a Gesù. Gli strappano la talare, la fanno diventare una palla per giocare, insomma cercano di umiliarlo. Quando anche questo non riesce a piegarlo, lo cominciano a frustare con una cintura, ma lui non cede assolutamente. Si sente così sostenuto dall'amicizia che ha ormai maturato con Gesù che è diventato invincibile, cioè non riescono a capire perché non cede e non firma l'autodenuncia che loro richiedono di essere una spia. Continua a ripetere solamente: voi vi sbagliate, io sono di Gesù e non so nient'altro. Appena lui vede che il commissario politico dei partigiani tira fuori la pistola per sparargli, capisce che è la fine per lui. E allora alza le mani un attimo e dice: aspetta un momento, fammi dire prima una preghiera per mio papà e mia mamma. Lo lasciano dire la preghiera, poi gli sparano un colpo in testa e un colpo al cuore. A 14 anni vuol dire pensare agli altri mentre capisci che ti stanno ammazzando, prima ancora di pensare a te. Vuol dire che il tuo cuore è diventato gigantesco, è diventato come quello di Gesù quasi. Ecco, una cosa impressionante. Spesso si spazientiva la mamma di Rolando perché tornava, non mollava mai sta veste, giocava anche al pallone, tornava tutto conciato da sbatter via, diciamo. E qualche volta anche con strappato dei bottoni, ma non solo, perché la mamma gli diceva: guarda che ormai si sa che quelli che siano preti o futuri preti qua in zona non li possono soffrire, quindi togliti questa dannata veste, gli diceva. Invece lui non ha mai voluto cedere questo segno così, così distintivo della sua appartenenza a Gesù. Un periodo di sofferenza e di maturazione fatta dalla figlia dell'uomo che ha materialmente ammazzato Rolando, e si è presentata qua in chiesa insieme alla sorella di Rolando in una grande funzione proprio per l'anniversario del martirio. C'era anche il vescovo e dopo brevi parole che hanno detto di perdono si sono abbracciate sull'altare ed è stata una cosa molto commovente, molto sentita. Noi pensiamo addirittura che ci abbia lavorato molto anche Rolando per questa cosa qua.